come siamo finiti qui. Questo posto puzza di palle sudate. Avevamo tutto. Eri una star di Hollywood, ricordi? Se non le spiace, non ha paura che il pubblico pensi che lei si è dato al teatro per scrollarsi di dosso l'immagine di un supereroe al tramonto? Assolutamente no. È per questo che 20 anni fa ho rifiutato di girare Birdman 4. E quindi non ho paura del Birdman pubblico... 4! Grazie, lei fa Birdman 4! Adesso... ammettilo, tu stai facendo questo perché hai una paura dannata, come tutti quanti noi, di non contare niente. E ora stai per distruggere ciò che resta della tua carriera. Avremmo dovuto fare quel reality show che ci avevano offerto. Lo sai che ho ragione. Metto un dito nel culo! Ehi, come va? Perché non ti riposi un po'? Non lo capisci? Tu sei l'originale, amico. Torneremo sulla scena. Tu sei Birdman. Sei un dio. Perché non ti metti le ali e quella cazzo di maschera da uccello, amico? Ora ti strozzo, cazzo! Torniamo lì un'ultima volta per fargli vedere di che cosa siamo capaci. Birdman! Ho la possibilità di fare una cosa giusta. E devo coglierla. Levati quel sorriso dalla faccia, mi fai paura. Ok, scusa. Un'altra buona notizia per i fan di Star Trek. Dopo Benedict Cumberbatch, ora toccherebbe al Walter White di Breaking Bad, Bryan Cranston, interpretare la parte del villain in Star Trek 3. Ci sarebbero anche 3 nuovi personaggi femminili. Uno sarà il presidente della Federazione Unita dei Pianeti, e pare che per questo ruolo si pensi al personaggio con una certa serietà. Un'altra sarà il capitano della Starfleet, che sarà l'alter ego femminile di Kirk e che dovrebbe interagire con Chris Pine con energia e vitalità. Infine ci sarebbe la donna che ha ridotto Leonard McCoy all'osso. Curiosi? Ai prossimi aggiornamenti, ciao a tutti!